In questo video di approfondimento vediamo qual è il ruolo delle dimensioni dell'apertura, cioè questa dimensione e quest'altra dimensione, quindi questi due lati. Secondo me il ruolo non c'è, nel senso che non hanno alcun ruolo nella risonanza delle onde sonore. Infatti questi due lati hanno dimensioni piccole, di pochi centimetri, al massimo 4 o 5 centimetri, anche meno. Quindi sono lati troppo corti per generare risonanza delle onde sonore. Vediamo perché. Prendiamo il diapason a 440 Hz, immaginiamo velocità del suono in aria questo valore. Abbiamo visto che la lunghezza d'onda era 75 cm, la mezza lunghezza d'onda è 37,5. Perché ci interessa la mezza lunghezza d'onda? Perché, visto in questa dimensione qua, la cassa risonante è un tubo di Kunth di tipo chiuso, perché è chiusa sia a destra che a sinistra, e quindi l'onda stazionaria che si può instaurare in un tubo chiuso presenta un antinodo sulla parete chiusa, l'altro antinodo sull'altra parete chiusa e il nodo nel mezzo, come disegnato qua: antinodo agli estremi, nodo al centro. In ogni caso, la lunghezza di questo tubo chiuso, quindi questo lato, deve essere mezza lunghezza d'onda. Si vede infatti che è mezza lunghezza d'onda, ma se noi volessimo far risuonare la mezza lunghezza d'onda in questo tubo chiuso, dovremmo farlo molto più grande, dovremmo farlo lungo 37,5 cm, e invece è lungo soltanto pochi centimetri. Quindi sicuramente la mezza lunghezza d'onda non può risuonare in un tubo chiuso così corto, così stretto, diremo. Quale onda potrebbe risuonare là dentro? Non l'armonica fondamentale, quindi la mezza lunghezza d'onda della fondamentale, ma semmai, per esempio, la mezza lunghezza d'onda della decima armonica. Infatti immaginiamo, per esempio, la decima armonica ha una lunghezza d'onda che è un decimo della fondamentale. Quindi se la mezza lunghezza d'onda della fondamentale è 37,5 cm, la mezza lunghezza d'onda della decima armonica è 3,75 cm, 10 volte più corta. Ecco, questa potrebbe risuonare nel tubo chiuso di larghezza 3,75 cm, ma sicuramente questo non può accadere, perché la decima armonica non esiste. Cioè, un diapason, il diapason è qui sopra, il diapason emette solo la prima armonica, emette un'onda sinusoidale pura. Al massimo potrà emettere la seconda armonica, molto debole, forse anche la terza armonica estremamente debole, ma sicuramente non emetterà la decima armonica. Quindi, riassumendo, la decima armonica potrebbe essere quella che risuona qua dentro, o la decima, la nona, l'ottava, l'undicesima, che risuona in questo tubo chiuso di larghezza pochi centimetri. Ma sicuramente l'ottava, la nona, la decima, l'undicesima armonica non esistono, perché un diapason non emette se non la prima, forse un pochino di seconda armonica. Sicuramente le armoniche più alte non le emette. Quindi non c'è niente che risuona in questo tubo di larghezza pochi centimetri. Lo stesso identico discorso vale per quest'altro lato, che è ancora più stretto, magari sarà 2 cm soli, e quindi non può risuonare niente in questo tubo di Kunth chiuso, che è soltanto di, diciamo, un paio di centimetri. Perciò l'unica dimensione che conta nella cassa risonante del tubo di Kunth sotto il diapason è la dimensione della lunghezza, che abbiamo già visto deve essere un quarto di lunghezza d'onda, perché è di tipo chiuso-aperto.